a tutti. E buongiorno a tutte. Io ho un sonno incredibile. Io ho una fame incredibile. Come sempre, no? Lui pensa sempre a mangiare. Sì. Io ultimamente invece penso sempre a dormire perché mi sento stanchissima. In questi giorni stiamo facendo video un po' così, però vabbè. E oggi viene il muratore. Sempre, se non ci sta già aspettando di là. A rompere il pavimento del piazzale. Io pensavo veniva a rompere le scatole. Sì, a quest'ora sì, onestamente anche. Un saluto al muratore che ci sta aspettando a casa. Comunque, no vabbè, non l'hai detto che ancora ci sta aspettando. Magari arriva insieme a noi. E niente, dicevo appunto, romperà il pavimento. Dobbiamo aggiustare un tubo che collega l'acqua dalla casa alla lavanderia. Ma comunque vabbè, dopo ve lo facciamo vedere. Con noi c'è Andrea, tutti gli altri stanno ancora dormendo. Quindi andiamo, babbo. Ci vediamo dopo, ci aggiorniamo, via via. Buongiorno. Ma chi c'è qui? C'è una bimba bellissima. Dove sei? Andrea? Cucù. Chi sta arrivando? Chi sta arrivando? Sta arrivando anche babbo. Siamo arrivati a casina, vero? Eccolo qui. Ma le chiavi le abbiamo prese? Il danno. Babbo, mi sa di no. Devo andare a prendere le chiavi della casa. Eccoci. Le siamo dimenticate in macchina. Comunque, questo è il danno da riparare. Dobbiamo rompere, forse dobbiamo romperlo tutto. Fino a qui. Ora vediamo. Eccolo, eccolo, ecco papà. E Giuppi, salute. Che starnutone. Vai babbo, apriamo. Prendimi lo zaino, se no non ci passo. Eccoci. Eccoci, dobbiamo aprire tutto, babbo. Metto Andrea a Cicci. Signora. Eccomi qui. Allora, come potete vedere, adesso sono nel mio banco e sto per fare lezione. Allora, vi insegno come fare a far venire i vostri genitori subito da voi. Così, quando avete bisogno, vero babbo? Sì, è vero. Quando avete bisogno, poi corrono e poi avete tutto quello che volete. Allora, dovete fare una piccola cosa. Allora, o puntate sulla mia simpatia, che però è un po' difficile perché voglio sfidare chiunque a avere questa bella faccia sorridente, oppure dovete puntare sul pianto, che a Napoli chiamano occhianta Maddalena. Allora, voi piangete e subito corrono da voi. Alle volte ci mettono un po' di più perché stanno facendo altre cose, ma poi subito corrono da voi e vi danno tutto quello che non volete. Per esempio, voi piangete, vi cambiano il pannolino, vi danno il latte, vi tengono in braccio, tutto qua. Poi alla fine non capiscono che magari voi volete la cipu accesa oppure un po' un giocattolino per giocare. Poi c'è l'acqua lì, buona sta cosa. Prendiamo un biscottino, Andrea? Vedi? Ah, aspetta, prima che qualcuno ce lo fa notare. Che questo, c'è scritto? C'è scritto Serena, ma non è perché io sono Serena, ma perché
era di una bambina che si chiamava Serena. Andrea? No, ma mi sto pensando, questa bambina mo quanti anni avrà? Sarà grande ormai. Io sono più piccolina. Andiamo a prendere il biscottino. Va bene. Ciao a tutti, buona colazione. Su mamma, vai veloce, io voglio mangiare il biscottino, anche se mi piace anche la busta, che bella rumore. Oh, e che? Mamma mia, biscottini! Plasma! È bello papà, ti piace? Vai. Metti un po' qui. Si è rotto. Si è rotto un pezzo di cera. Sì, signorina comoda. Anche la sigaretta. E reggitelo. Prova quest'altro. È comoda la vita, vero? Prenditela da sola. Sì, soffia, figlia. Oh! Comunque, nel sediolone, prima che qualche persona molto simpatica cominci, c'è scritto Serena, che questo sediolone qua ce l'avevano in più, vabbè, non ti si vede. Ce l'avevano in più i miei suoceri. Vabbè, lasciamo perdere, ma quella è una battaglia persa. Dicevo, questo sediolone ce l'avevano i miei suoceri a Napoli e ce l'hanno portato per averne uno in più qua. Vero, babbo? Yes. E la signorina apprezza, quindi. Anche perché questo si vede che è blu Napoli. Eh sì, solamente da Napoli poteva venire. E poi noi per su lo compreremo bianco. Sì. Giusto? Tutto bianco. E anche il rosa non è che sia... Ma a me piaceva, però piaceva anche a te, eh? Però sì, se dobbiamo non fare... è una buona cosa prendere il facciamo rosa. Tutto bianco e ho... poi ho comprato altre cosine che magari... No, in più abbiamo visto costa di più quello rosa. Sì, vabbè, neanche tantissimo, però alla fine ho comprato altre cosine da aggiungere nel sediolone e molto belline, magari in questo video non credo ce la faremo a farvele vedere. Però magari appunto nei prossimi video vediamo di lo scopriremo di nelle prossime puntate. Comunque niente, noi aspettiamo il muratore, ci facciamo quattro chiacchiere facciamo e andremo a mangiare biscottini. Non so con cosa facciamo colazione, dobbiamo andare a prenderlo. Vado al bar, prendo qualcosa al bar. E boh, e vediamo. Andrea? Chi c'è lì? No, stavo pensando a come mangiare questo plasma. È buono, però non si scioglie. La vita è un biscotto, ma se piove si scioglie. C'era tutto in bocca. Il problema è che quando si scioglie mai veloce, troppo piano ci mette. È buono però. Vabbè, tutto tutti. Ciao papà. Grazie, benvenuto via Federico. Ma sei rotolata verso nord, sei a Napoli? Sì, sono rotolata verso nord. Eccomi qua, sono rimasta con Andrea. Che sta facendo la nanna, bella spaparanzata, qua c'è il ventilatore che gira, si sta abbastanza bene, tutto sommato giù si sta bene, e anche se fa insomma caldo fuori, però si sta bene dentro casa, penso che sia appunto questa fortuna ci sia toccata, meno male, anche perché noi soffriamo molto di più il caldo che il freddo. E niente, siamo rimaste sole solette noi due, il muratore è andato a prendere con l'idraulico il tubo che appunto è rotto, il pezzo è rotto,
Antonio è andato a prendere i soldi per poi pagare il lavoro. I ragazzi sono a casa che stanno svuotando lo scaffale, anzi i tre scaffali che dobbiamo portare qua e mettere in garage per poi sistemare le cose che abbiamo in cantina nella casa vecchia. Quindi siamo un po' spezzettati oggi a fare cose. E niente, io ora mi metto un pochino a sistemare, anche perché come vedete, dov'è? Qua ci sono cose da buttare e va un po' liberato, perché credo che per prossima settimana si comincia un po' di lavori, quindi dobbiamo lasciare tutto libero per poter fargli fare tutto quello che devono fare. E niente, basta, ora appunto mi do da fare. Prima sistemo Andrea un attimino, la metto un pochino più bassa e poi mi inizio insomma a sistemare. Boh, sti video vengono un po' così, spero che vi piacciono. E boh, per adesso è così, poi magari con calma appena ci siamo assestati faremo video migliori. Ah, sta arrivando una persona, quindi vi lascio. Ed eccomi in macchina, qui fa un caldo che non si respira, infatti penso che questa sia la numero uno di tutte le saune del mondo. E nulla, sto andando a comprare tutti i mattoni per ricomporre il pavimento lì in giardino e portare i soldi per i lavori. Dopodiché devo, forse se tutto va bene e se i ragazzi sono già pronti, andare a prendere i ragazzi a casa di là e portarli di qui da noi. Comunque, bando alle ciance che qui mi sto sciogliendo. Andiamo a fare tutte queste commissioni perché oggi è sabato e non so se troverò ancora aperto. Quindi, ciao bello. C'è mamma? Babbo, sei tutto nero, mettiti di qua. Perché so, ho preso un sacco di sole. Sì, comunque sei tornato ad andare a fare alcune commissioni. Sì, ho preso andiamo anche qualcosa da mangiare così. Andiamo a vedere sempre che cosa sta succedendo fuori. Sì, premessa che c'è, cioè, prima fine il buchetto era così, adesso è un buco e una coraggio. Aspetta, così come, perché non ti ho visto. Così. Adesso il buco è una coraggio. Andiamo a siamo vedere. Creare una piscina interna. Sì. Ah, niente. Un calcio. Ed ecco a voi il forellino. Ho visto, se vogliamo ci abbiamo pure la fossa. La fossa biologica. No, più che altro qui possiamo mettere una vasca da bagno. Sì. Fuori almeno uno prende anche il sole. Esatto. Nel frattempo. Ora c'è da togliere anche sta roba, eh? Ah, comunque non ho preso anche i mattoni che c'erano prima. Quindi penso che c'è, se male che vada, abbiamo quei quattro mattoni di là. Ci sono? Sì. Ok. Male male si vanno a comprare. Eh sì. E si aggiungono. Ritorniamo dentro che c'è il sole e non si vede niente? Sì, vai. Allora, rieccoci dentro. Adesso suona il telefono. Ma io faccio così. Pronto? Sì? Ok, mi dica. Zinghinzanghi! Zinghinzanghina! Ciao! Ciao birbante! Nadia, con le patacche sulla maglia! Ciao a tutti! Pa, senza il cartone animato! Ne andiamo a casa! Nel frattempo sono arrivati anche Francesco, Eva, Maria Chiara! E Nadia Lotta. E te invece sei la birbona. E ora dove andate? A prendere gli scaffali a casa. Quindi si lavora e per quello che ci si fa vedere poco, vero babbo? Eh sì, no, non ce la posso fare più, oggi tutta la giornata a lavorare. Basta. E anche i ragazzi in casa hanno lavorato. Io e Francesco le diamo una mano a babbo, così almeno lo aiutiamo. Ah, poi avete lavorato anche a casa, giusto Franci? Comunque andate, va, che io invece faccio la pappa ad Andrea. La pappa Andrea, si fa la pappa, si fa la pappa. Cucù, che si fa qui? Si guarda il gattino.
Ma guardate un po' che cartoni si guardano. Titti e Silvestro. Vi piace? Sì. È bellissimo, vero, questo cartone? Sì. È di quando era piccolina la mamma. Vi piace allora? Sì. E te, Birbante, c'hai sonnino? Andrea? Andrea ha fatto tutta la pappa, ha spolverato tutto. Vero? Sì. Ora si fa un po' di ninne. Ninne nanne. Guardate, sono arrivati. Dov'è? Dov'è il tappo? Sì, sono arrivati veramente. Attenta! Ciao! Hai dato una portata a Nadia! Ma che ne so che stava ancora là dietro? Ma forse! Forse abbiamo incontrato la Maria e Simone con dei suoi amici. Forse passano tutto qua. Papo, guarda! Lo so. Comunque, io vado. Vengo anche io. Ok. Allora, siamo un po' al buio. Sì, perché ormai è tardissimo. Andiamo a vedere il, diciamo, babbo, che cosa ha fatto. Gli scaffali montati. Sì, venite con noi. Facciamo vedere un pochettino. Vedere sarà una parola grande. Faremo abbuiare un pochettino di quello che abbiamo fatto. Vedere. Abbuiare è più bello. Aspetta. Upla. Eccoci, siamo ritornati alla luce. Giriamo la telecamera e vi facciamo vedere. Vai, Pabbo ci fa vedere. Sì, allora in pratica questi scaffali qui in 2 minuti, forse anche meno, sì, li ho montati da solo perché sono facilissimi da montare. Sì, si incastrano semplicemente. Sono tutti ad incastro, quindi meglio di così. Ovviamente non vi abbiamo fatto vedere nient'altro perché sono venuti degli amici a trovarci, e però alla fine è stata questa la novità di questa sera. Il resto... Aspetta, babbo, ti interrompo, vengo anch'io. Sì. Allora, dicevamo, io in realtà ero partita per riprendere passeggino, mentre stavo uscendo. Sono arrivati dei nostri amici che passeggiavano, che abitano qua vicino. Sì. E ci sono passati a salutare. Volevano andare ancora a passeggiare, ma noi li abbiamo bloccati e li abbiamo fatti venire qui con noi. Ci siamo Aspetta, messi. Mamma, la prendo io questa. Leggi te. Là. Ci siamo messi a fare 2 chiacchiere, abbiamo fatto vedere un po' la casa. Mm. Abbiamo perso un po' di tempo, esatto, e non ci abbiamo più pensato a riprendere. No. Quindi vi beccate gli scaffali già montati. Vabbè, diciamo anche quando li stavo montando ci ho messo talmente poco. Nemmeno il tempo di premere il rec già era finito. E niente, quindi ora basta, non so che ore sono, ma sicuramente è tardi. Sì, quasi le 11, o forse più delle 11, non mi ricordo. Ci sono i bambini dentro che sono stanchi, non ce la fanno più. Il caldo poi ci sta veramente, sì, oggi tremendo, sfinendo. Tra l'altro abbiamo tenuto tutto aperto perché è venuto il muratore, se vi ricordate, appunto stamattina. Sì. È salito sul tetto, ha fatto altre cose. Domani invece tocca al nonno Beppe. Sì, domani viene il nonno a tagliare l'erba. Ci viene a togliere tutta l'erba del giardino. Tra l'altro bisogna stare attenti perché c'è tutto l'impianto di irrigazione e quindi... Sì, vabbè, ma tanto lui è già predisposto tutto, ha messo i paletti e cose varie da mettere sull'irrigazione. E quindi mi sa che domani però non riprenderemo perché col nonno... No, il nonno non vuole. Non vuole essere ripreso, quindi niente. Però c'è da dire che domani, oltre a questo, dobbiamo fare altri viaggi dalla cantina, sì, di casa di là a portare in qua. Sì, quindi o ci vediamo dopo che va via il nonno, oppure ci vediamo magari un altro giorno. Tanto qui da sistemare ce n'è a volta. E niente, basta, diamo la buonanotte, sì, che così ci spicciamo. Infatti vi ricordiamo, come tutte le volte, che chi non l'ha ancora fatto e piace di farlo, qui sotto c'è un pulsante che si chiama, dillo tu mamma, e mi sono persa, stavo pensando a un'altra cosa.
si chiama dateci 5 euro per ciascuno. Scrivete, pulsante, dimmelo, vale. Iscriviti al canale. Ah, ok. E se questo e se questo video vi è piaciuto, che cosa devono fare, mamma? Devono mettere mi piace, ma sai a cosa stavo pensando? Che i vicini ancora non sono abituati a tutto. Esatto. E magari ci sentono. Esatto. E se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre nuove uscite, attivate la nostra fantasmagorica, esuberante e ristrutturizzante campanellina che fa mamma col martello e piccone. Esatto. Ed infine abbiamo anche un profilo di Instagram. Ci abbiamo pure una farfalla. Sì. E come la farfalla sta dicendo, signori, andiamo a nanna, noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!